Ciao amici di GQ, sono Tancredi e oggi sono qui per rispondere a qualche vostra domanda. Allora, in realtà non saprei perché ci sono nato. Mia madre l'ha coltivata fin da sempre, quindi pure lei mi ha parecchio aiutato. Pure le mie sorelle sono fissate con l'arte che va dalla moda al cinema, qualunque cosa sia. E quindi praticamente ci sono cresciuto. Mi ha appassionato anche perché ho fatto il liceo artistico, quindi l'ho coltivato a livello scolastico e poi adesso cerco di portarlo avanti perché vorrei farci la mia professione magari un giorno. Azzeccatissima come domanda, perché mi esplode esattamente tutto in 5 minuti. L'ispirazione non la prendo mai da nessuno, cioè in realtà un po' da tutti, ma senza copiare. Quindi prendo un po' di là, prendo un po' di qua e alla fine tiro fuori più o meno la mia idea. Però tutto sì, in 5 minuti, massimo 10. Com'è stato recitare? Allora, credo una delle esperienze più belle della mia vita, forse perché ero accompagnato da un cast veramente bello e anche professionale che mi ha messo subito a mio agio, quindi mi sono trovato subito benissimo. E poi mi appassiona pure un sacco perché anche il mondo del cinema è una forma di arte, quindi mi appassiona un sacco e vorrei coltivare anche quello, se riesco. Ti dirò, non troppo, Non ho tutta questa confidenza a condurre. A recitare forse è meglio, mi viene meglio. Che belle domande. La mia caratteristica preferita, forse la creatività. Non lo so, forse. Invece quella che non mi piace, che odio... Dai, non odio niente di me, spero. Sono a posto. No, siamo più o meno lì. Secondo me... A livello caratteriale, forse sono un po' permaloso. Me la prendo un po' sul personale ogni tanto e dovrei evitare. Però altre cose un po' più importanti non ci sono da cambiare. Lascerei tutto così. In realtà no, però quando ho un periodo in cui sono veramente ansioso mi si nota subito dalle labbra perché sto tutto il giorno a mozzicarmi e si nota, soprattutto quando vado tipo a Roma a fare provini o c'ho qualche lavoro da fare. Sto tutto il tempo a mangiarmi le labbra. È semplice, direi accettarsi per come si è, perché si è nati così, è la tua skin, tipo, e ti ci devi abituare, però ricorda che non devi ascoltare i giudizi degli altri, quindi ascolta sempre te stesso, tieniti sano sempre e fregatene. Sembra un po' un duro. Però in realtà non lo sono per niente e a casa c'ho una micia, una gattina mia, che mi aspetta a casa e che è una grande coccolona. Quindi sembro un duro, ma in realtà sto a casa a coccolarmi con la mia micia. Vabbè, credo un po' per tutti che sia il nero, perché sta bene con tutto. E poi non lo so perché, ma mi piace particolarmente perché è più semplice, pure a livello di scarpe mi piace un sacco, quindi indosso qualunque tipo di nero che posso indossare. Quando comprerai un nuovo paio di Jordan? Mi sa a breve, lo sapete? Perché ne è uscito uno nuovo, quindi mi stavo già per buttare, però sto aspettando che si abbassano un po' i prezzi. È la mia scarpa preferita in assoluto, comunque. È un Jordan semplice, bianca e nera. La prenderò. Allora, il primo tatuaggio l'ho fatto a 18. Cioè, ho aspettato i 18 anni. Ed è questo qui. Non so se si vede. Vabbè, c'è scritto Explore. È comunque il primo tatuaggio, quindi non è uno dei migliori. E sul dito c'ho scritto una data, il 20 aprile. È un piccolo segreto, cioè in realtà è una data con me e un mio amico stretto, però il vero fatto lo tengo segreto. Me lo sono sempre chiesto pure io. Da bambino avevo paura del buio, in realtà. Adesso mi spaventa... l'altezza, ma credo a tutti, e... Forse un po' il mare, però ci sono cresciuto, quindi i tuffi e i bagni me li faccio. Però ho paura forse della profondità del mare, guardare verso l'orizzonte quando vai sott'acqua, quello un po' mi inquieta, parecchio anche. In quest'ultimo periodo la mia talent manager, che è bravissima, e non riesco a dirgli di no perché un po' mi vizia, mi tratta come il suo preferito, anche se non è vero. Però sì, adesso in questo periodo non riesco a dirgli di no.
Ma magari, raga, vi prego. L'ultima cosa, no, è la prima cosa che vorrei fare adesso, perché col Covid è stato tutto bloccato purtroppo, quindi non si è potuto fare niente, anche nel periodo migliore. E per me dico. E adesso li farei, sì, sicuro, però sono da organizzare, quindi vedremo. Ciao amici di GQ, sono Tancredi e se volete guardare altri video, cliccate qui.